Tra musica, colori, luci e teatro, la città si accende. Al via ieri il Pescara Liberty Festival, omaggio alla musica e alle arti dei primi del Novecento e alla corrente attuale del Neoliberty. Inizia tra giochi d'acqua e di fuoco la kermesse, per non dimenticare l'incendio che ha segnato la Pineta d'Annunziana, con la musica Passio et Resurrezio del maestro Rendine, mentre al Teatro d'Annunzio prosegue Pescara Jazz con Fiorella Mannoia e Noah. 7 appuntamenti di rilievo all'Aurum per il Pescara Liberty Festival, con ingresso gratuito a partire dalle 21:30. Il direttore artistico Rendine. Sì, scelta la porta della riserva d'Annunziana perché sappiamo tutti la tragedia che ci ha colpito l'anno scorso, e qui vogliamo ricordarla e dare un segno di rinascita con questo spettacolo che inaugura un festival che durerà all'interno dell'Aurum nel grande cortile 7 giorni. La rassegna vede tre protagonisti: Antonella Ruggero, Deborah Caprioglio e Andrea Bosco, oltre a musicisti del calibro di Maurizio Rolli e Mimmo Malandra. Il festival gode del sostegno di Comune e Regione. Il presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri. La location per questa serata dell'apertura è molto evocativa. Questa sera invece torna ad essere un luogo di socializzazione. Ricordo che con un altro festival, il Festival d'Annunziano, con gli incassi e le donazioni dei pescaresi abbiamo contribuito in maniera considerevole alla riapertura dei lotti che erano chiusi. Non poteva mancare il sindaco di Pescara, Carlo Masci. Pescara ha degli esempi Liberty di architettura incredibile, D'Annunzio ha esaltato il Liberty, tutto ci dice che Pescara è una città Liberty e noi ci muoviamo in questo senso. Intanto, penultimo appuntamento musicale della 50ª stagione di Pescara Jazz, con la direzione artistica di Angelo Valori, al Teatro d'Annunzio con Fiorella Mannoia per la tappa del suo tour La versione di Fiorella Estate. In scaletta i brani più noti che hanno contraddistinto la sua lunga carriera. Come i treni a vapore, come i treni a vapore, di stazione in stazione e di porta in porta. E non potevano mancare nel concerto i riferimenti alla tragedia della guerra in Ucraina, numerose le sue iniziative benefiche per fondazioni ed enti per i quali svolge diverse raccolte di fondi. Qui c'è gente che spera in mezzo a gente che spara e dispera. Martedì sera appuntamento con Noah, star internazionale della stagione dell'ente Manifestazioni Pescaresi, per il suo tour.